All'incirca mi pare che ieri, che è stato il primo giorno del via, intorno a 20-25 telefonate. Mi pare però da stamattina che piano piano, man mano che si conosce questo servizio, stiano aumentando. Adesso diciamo il motivo per cui siamo noi personalmente è perché vogliamo anche monitorare insomma, il funzionamento di questo servizio che abbiamo veramente impiantato con, come vedete, in prima persona, con le nostre energie, però vogliamo anche monitorare come funziona. Allora, fondamentalmente è un portale all'interno del quale ci sono diverse informazioni che possono essere molto utili in questo periodo in cui bisogna stare a casa, bisogna stare a casa. E sono i numeri di telefono e i contatti, in particolare degli esercizi commerciali che vendono generi alimentari o gastronomia e delle farmacie e parafarmacie, quindi per i generi essenziali le prime necessità. Ci sono i contatti, ci si collega con la pagina che è www.municipio-altosolidale.it e si trova l'elenco con tutti i contatti. In più c'è anche comunque un numero di telefono perché potrebbero esserci delle esigenze particolari, delle emergenze e a questo numero di telefono in questo momento stiamo rispondendo direttamente noi. Sì, quest'idea è nata innanzitutto per raccogliere insomma, sia un'esigenza, un bisogno, ma anche tanta disponibilità che era venuta spontaneamente da tante associazioni, da tante realtà del territorio che si sono messe immediatamente a disposizione. Però ovviamente insomma, quello che abbiamo raccolto era la necessità di una regia, di un coordinamento rispetto a tutta questa disponibilità e quindi appunto ci siamo messi a disposizione creando una piattaforma che sia un po' un collettore delle tante disponibilità che erano immediatamente nate diciamo, sulle tante realtà del territorio. Chi chiede delle informazioni maggiori rispetto a quanto è contenuto all'interno della pagina oppure non potendo direttamente rivolgersi a coloro che sono indicati nella pagina, chiedono a noi l'aiuto di un volontario. Altri devo dire che stanno chiedendo anche informazioni di carattere generale sulle emergenze e sui numeri per quanto riguarda emergenza sanitaria a chi rivolgersi, che noi ovviamente forniamo, sia quelli del Ministero della Salute sia quelli della Regione Lazio. Forse il motore è stato un primo strumento che abbiamo messo in campo che si chiama Scuola di Territorio, cioè appena sono state chiuse le scuole ci siamo inventati un canale dedicato ai bambini che ha collezionato tantissimi video fatti dai negozianti piuttosto che dal comitato di quartiere, da altri genitori a disposizione dei bambini. Questo è stato forse il primo stimolo in effetti che ha animato tanti e tante per diciamo, mettersi a disposizione. Dopodiché è nata anche Radio Anticorpi, che è una pagina Facebook in cui stiamo cercando di fare un po' di animazione culturale. All'incirca mi pare che ieri, che è stato il primo giorno del via, intorno a 20-25 telefonate. Mi pare però da stamattina che piano piano, man mano che si conosce questo servizio, stiano aumentando. Adesso diciamo il motivo per cui siamo noi personalmente è perché vogliamo anche monitorare insomma, il funzionamento di questo servizio che abbiamo veramente impiantato come vedete, in prima persona, con le nostre energie, però vogliamo anche monitorare come funziona. Abbiamo dei volontari già disponibili, siamo noi qui presenti, ma chiaramente non possiamo essere tutti in presenza, ci sono già due o tre persone che rispondono insomma, al telefono anche da casa loro.